Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione e bentornato all'ospite di questa sera. È un imprenditore, anche di successo, che si è cimentato in un'avventura particolare, quella di fare anche l'editore. Federico De Cesare, buonasera. Buonasera, buonasera a lei direttore, grazie per l'invito. Buonasera De Cesare, imprenditore di successo, abbiamo detto, perché lei fa parte di una famiglia di imprenditori ormai da generazioni che operano nel campo dell'edilizia, non solo ovviamente, che si è cimentato in questa avventura. L'impresa possibile, storia di imprenditori abruzzesi di successo, è il titolo del libro del quale vediamo la copertina. Come le è venuto in mente? Oh, guardi, l'idea è nata un paio di anni fa, mi sembrava interessante raccogliere le esperienze dei soggetti che poi abbiamo coinvolto in questa iniziativa, che sono i principali, diciamo, imprenditori d'Abruzzo, non solamente del settore edile, ma dei diversi settori dell'industria. Si conoscono perché sono personaggi sicuramente di fama, ma non si conoscevano magari aneddoti, episodi legati alla vita personale, familiare, aziendale di questi soggetti. Quindi ho pensato di fare questa iniziativa che abbiamo portato avanti come gruppo giovani imprenditori edili della provincia di Chieti, quindi come Ance Giovani Chieti, e dopo 2 anni di lavoro ci siamo avvalsi naturalmente di una professionista, di una giornalista che è Serena Secondi. Ecco, lei ha dato l'idea, l'input, ha scelto gli imprenditori, poi chi ha messo nero su bianco è stata la collega validissima Serena Secondi. Sì, sì, abbiamo incaricato lei di occuparsi appunto della stesura dei testi e di portare avanti le interviste. Come diceva giustamente lei, noi abbiamo individuato quelli che secondo noi, secondo naturalmente parametri oggettivi, che un po', quindi abbiamo fissato un po' di paletti, abbiamo individuato i personaggi da coinvolgere, li abbiamo messi in contatto con lei, poi lei si è occupata di fare le interviste e poi di procedere alla stesura dei testi. Oh, questa è un'avventura che è iniziata qualche tempo fa. Sì, le dicevo, appunto, un paio d'anni fa è nata l'idea, poi piano piano siamo riusciti a coinvolgere tutti. E poi, siccome un imprenditore ha sempre il fiuto, no? Ma non solo per gli affari, anche nel resto della vita, guardate, nella scaletta, nell'impaginazione di questo libro, dopo il primo imprenditore che avete messo, Daniele Becci, presidente della Camera di Commercio di Pescara, il secondo è Luciano Campitelli, che è l'imprenditore del momento, nel senso che ha vinto il campionato di Serie C, ha portato il Teramo in Serie B. È un caso questo, però un caso di lungimiranza. L'ordine è in ordine alfabetico. Però Campitelli lo abbiamo coinvolto, lo abbiamo contattato e lo ringrazio anche di aver partecipato a questa iniziativa, così come ringrazio tutti gli altri che pure ci hanno dato la loro disponibilità a partecipare a questa iniziativa, perché sicuramente è un imprenditore importante della nostra regione, che si è dato da fare anche, come diceva giustamente lei, nel campo dello sport, e con brillantissimi e grandissimi risultati, non solo adesso che ha portato il Teramo Calcio in Serie B, ma anche negli anni precedenti, perché comunque sia lui, come è noto, prese il Teramo Calcio in promozione e lo ha portato avanti in questi anni con grandissimo successo, facendo una scalata bellissima che oggi culmina con la promozione in Serie B. E poi, al di là del calcio, al di là di quello che ha fatto nel mondo dello sport, è sicuramente un grandissimo imprenditore che rappresenta una importantissima realtà imprenditoriale della nostra regione. Sono 30 imprenditori, mi sembra. 31. 31 imprenditori. Sì. E ovviamente in Abruzzo ce ne sono molti di più. Sì, infatti. La selezione come è stata fatta? Beh, abbiamo, diciamo, fissato dei parametri secondo i quali abbiamo cercato di individuare quelli che fossero le persone giuste da coinvolgere. Naturalmente abbiamo dovuto operare delle scelte, e questo fa sì che tanti altri amici, colleghi, imprenditori che pure avrebbero meritato di raccontare la loro storia sulle pagine di questo libro, purtroppo non siamo riusciti a coinvolgerle. Questo mi dispiace, e insomma, comunque non ce ne vogliano, magari non è escluso che faremo anche una seconda edizione nella quale probabilmente, anzi sicuramente, riusciremo ad allargare questo numero di imprenditori, che oggi sono solo 31, ma che appunto ci auguriamo di poter allargare.
ecco, non ce ne vogliano gli altri, ma in questo libro ci sono anche suo nonno e suo padre, che ovviamente sono imprenditori importanti. C'è stato un po' di imbarazzo nell'inserire anche due nomi della sua famiglia, oppure il dato è... Io sarei un po' di parte, però io credo che, non perché sia mio padre, per quanto riguarda mio padre, ma credo che siccome tra i parametri che avevamo fissato e vi erano requisiti come diciamo, attività svolte oltre che nel campo imprenditoriale, nell'associazionismo, nel campo dello sport, insomma, e poi tante altre elementi. Suo padre è stato nel Chieticalcio. È stato nel Chieticalcio, mio nonno è stato per oltre 20 anni alla guida del Chieti Basket, che raggiunse la Serie A proprio nel periodo. Immagino che ci siano anche altri parametri, cioè il fatturato, le dimensioni dell'impresa. Sì, ma non necessariamente. Al di là del fatturato e della grandezza dell'impresa, abbiamo tenuto conto più che altro degli aspetti legati alla persona, perché questo libro racconta più che la vita e la storia delle imprese, racconta la vita e la storia delle persone alla guida delle varie imprese, quindi racconta la vita della persona più che dell'impresa. E poi abbiamo visto che ci sono le cose più disparate, no? Perché si va da, come detto, chi produce dolci come Campitelli, a chi produce pasta come De Cecco, a chi produce vini come Valentini e Marramiero. Abbiamo coinvolto imprenditori che operano appunto nei diversi campi dell'economia e dell'industria della nostra regione, non precludendo nessun tipo di attività. C'è qualche aneddoto, qualcosa particolare che può raccontare nel rintracciare queste persone oppure nelle interviste? Devo dire che la maggior parte di coloro i quali abbiamo contattato per partecipare a questa iniziativa si sono detti immediatamente disponibili e si sono lasciati intervistare molto così contenti di essere intervistati. E qualcuno ci ha detto che preferiva non comparire, magari qualcuno che per scelta personale preferisce non apparire troppo, così per carattere, per scelta, però tutto sommato credo che sia un'iniziativa non perché l'abbia promossa io, ma sicuramente interessante, e quindi coloro i quali abbiamo contattato si sono detti subito tutti favorevoli. No, poi è bello raccontare le storie di vita di questi imprenditori. Ho visto questo titolo riferito a Vincenzo Marinelli, che molti conoscono per il suo impegno nel calcio, sì. E forse non tutti sanno che è un imprenditore importante, e quando il titolo è "Mi chiesero 1 milione per vedere la sede del Pescara, non me ne sono più andato". Ecco, questo è già un racconto, un aneddoto. Ma poi credo sia interessante leggere questo libro, perché i personaggi coinvolti, come ho detto anche prima, sono sicuramente tutti conosciuti, insomma sono personaggi di fama e di primo piano, ma non solo nel mondo dell'industria, ma in generale nella nostra regione. Si conoscono le aziende a cui sono legati, ma magari non si conoscono aspetti appunto legati alle persone, aneddoti, episodi legati alla vita personale di ognuno, quindi credo sia sicuramente interessante conoscere i risvolti che anch'io, magari pur conoscendo buona parte o quasi tutti insomma gli imprenditori coinvolti, ho avuto modo di leggere episodi, aneddoti che invece assolutamente ignoravo. Allora, non c'è il prezzo di questo libro? No, è un libro che non è in commercio, diciamo, verrà distribuito e verrà fatto omaggio sicuramente agli associati della Confindustria Chieti Pescara, in particolare dell'Ance Chieti, che poi è diciamo, l'organismo che ha finanziato questa iniziativa, e poi faremo, diciamo, comunque è solo una copia omaggio, quindi non è in vendita. L'impero economico più grande è tra questi che sono racchiusi in questo libro? Ma forse Toto, De Cecco. Toto e De Cecco credo siano gli imprenditori di cui abbiamo raccontato la storia, che si sono fatti... Toto che poi si è cimentato anche nella politica, quindi ha un... Però nel libro compare Alfonso Toto. Sì, dico la famiglia. Sì, la famiglia. Diciamo, come realtà sicuramente le più grandi sono De Cecco e Toto, ma poi anche Di Vincenzo, Strever, insomma... Credo che ce ne siano diversi, naturalmente, che sono espressione di aziende molto importanti. Lei prima ha parlato anche di un interessamento e di un coinvolgimento da parte di questi imprenditori
nello sport e scorrendo troviamo ovviamente nomi importanti come quello di Gabriele Gravina, che sì, nemmeno a farlo apposta, visto, l'avete messo in ordine alfabetico, sì, però viene prima di Marinelli, cioè Gravina e Marinelli sono vicini, due che hanno sì, fatto la storia del calcio abruzzese. Sì, sì, sì. Gabriele Gravina io ho la piacere e la fortuna di conoscere e di essere soprattutto molto amico del figlio Francesco, che lei si ricorda, io sono stato fino a febbraio presidente di Ance Giovani Abruzzo. Ance Giovani Abruzzo, e il figlio Francesco faceva parte del mio direttivo, quindi insomma c'è un'amicizia con Francesco. Ho il piacere di conoscere Gabriele Gravina, ma al di là dei rapporti personali con lui, con il figlio, è sicuramente persona, come giustamente ricordava lei, che ha fatto un po' la storia del nostro Abruzzo e nel campo imprenditoriale e nel campo dello sport con il miracolo Castel di Sangro. Allora, adesso lasciamo un po' il libro e parliamo di altro, nel senso che come ve la passate voi che siete... Guardi, certo, meglio di qualcun altro sicuramente. Ce la passiamo male. Però come ve la passate in questo momento? Ce la passiamo momento? Male perché poi l'edilizia, come lei sa, è un settore industriale fortemente colpito dalla crisi più che degli altri settori. Quindi insomma la risposta è male. Certo, cerchiamo di difenderci, anche come ANCE cerchiamo un po' di dialogare con il governo affinché possa prendere provvedimenti che possano aiutare il nostro settore che, come oramai fortunatamente si è capito, è trainante per l'economia, perché poi a caduta va ad interessare tanti altri settori industriali che dipendono dall'edilizia, quindi rilanciare l'edilizia significa rilanciare un po' l'industria, lo hanno capito in America, lo hanno capito in Germania, stiamo cercando di farlo capire anche in Italia. Speriamo insomma che ci vengano incontro. Beh, la riflessione, se ve la passate male voi, figuriamoci gli altri, no? La famosa frase di Marilyn Monroe, meglio piangere in una Rolls Royce che sopra un tram, in questo caso è un momento difficile, calza a pennello. È un momento difficile per tutti, è un momento difficile non solo per gli imprenditori, ripeto, per tutti, per gli imprenditori in maniera particolare, per gli imprenditori che operano nel campo edile ancor più in maniera pesante. Ma questi segnali di ripresa che ogni tanto i rappresentanti del governo lanciano e annunciano, ma ci sono. Guardi, nel campo perché l'impressione è che nel campo dell'edilizia il nostro centro studi dell'ANCE segnala c'è una piccolissima ripresa nel campo del privato, quindi nel campo dell'edilizia privata, anche se le compravendite in più rispetto al primo semestre dell'anno scorso che sono state riscontrate, credo interessino non la vendita del nuovo quanto della compravendita tra privati, quindi del costruito. E quindi, insomma, quindi c'è un privato che vende ad un altro privato, sì, ma l'impresa che costruisce nuovo non... Beh, l'impresa che costruisce nuovo, ex novo è sì, difficile adesso trovarla, perché poi credo che gli spazi per costruire ex novo siano pressoché finiti. E quello che invece andiamo predicando anche come ANCE, qualcuno si meraviglia di questo, ma invece non, credo non ci sia nulla da meravigliarsi, è riqualificare l'esistente, riqualificare il patrimonio edilizio esistente, i vecchi fabbricati di cui sono piene le nostre città, quindi efficientamento, e comunque, come dicevo, le compravendite in più che sono state riscontrate interessano quelle tra privati, anche se è comunque un segnale interessante per il nostro settore, perché questo vuol dire che comunque le banche stanno un minimo cominciando a ridare credito necessario per acquistare la casa. Ma siamo proprio a misure infinitesimali, cioè sì, poco. Pochissimo. E voi poi, la vostra attività non si svolge soprattutto esclusivamente nel campo dell'edilizia privata, ma anche principalmente in quella dell'edilizia pubblica. Personalmente la mia azienda si occupa quasi esclusivamente di edilizia pubblica. Con grandi costruzioni, eccetera. Non ci sono più soldi nell'edilizia pubblica e questo è un altro problema che dovete affrontare. È un grandissimo problema, perché, come giustamente dice avete lei, dei pagamenti arretrati da prendere, per esempio, abbiamo sistematicamente dei pagamenti arretrati da riscuotere, anche se questi oscillano si dividono tra tempi di attesa umani e fisiologici, invece a tempi di attesa
patologici, e questo non va bene. E la dimensione qual è di questi tempi di attesa patologici? Secondo il nostro ordinamento, la stazione appaltante deve pagare entro 30 giorni dallo stato d'avanzamento. Questo non avviene mai, però come dice lei 5 mesi, 4 mesi, 6 mesi è diciamo quella che un po' è la media, ma sono anche i nostri associati che magari da più di un anno per esempio devono riscuotere dalla provincia di Chieti o dalla provincia di Pescara, poi sa, le province sono quelle magari più in difficoltà in termini di risorse economiche e sono quelle che magari pagano più a lungo termine. Perché principalmente, ecco, l'assurdo qual è che chi lavora nel vostro campo ha a che fare soprattutto con le province, non tanto con i comuni o con le regioni, o con le province o con lo Stato. Le province praticamente quasi non esistono più, fanno l'ordinaria amministrazione. Sì, sì. E questo poi è un problema che va a cascata perché le province non pagano a voi, voi non pagate chi vi fornisce il materiale e quindi c'è tutta una catena. È una catena che si innesca, ma noi, cioè fondamentalmente in Italia c'è chi fallisce per crediti e questo è un paradosso. Cioè si fallisce per crediti perché non si viene, diciamo, non viene versato quanto dovuto e questo naturalmente in certi casi può causare il fallimento di una realtà. E molti di voi il problema che trovano magari è quello dell'anticipo di cassa, nel senso che se si va in banca a dire guardate che io ho questo credito e anticipatemi i soldi, al di là del fatto che si prendono meno soldi, ma molte banche non lo fanno perché sanno che... Molte banche non lo fanno e quelle che lo fanno poi tu devi pagare gli interessi, quindi certo. Tu paghi gli interessi su un tuo credito. Ed è assurdo, è paradossale, sì, sì, questo. È certo. Come se ne esce? Se ne esce con una ripresa che però mi viene difficile ipotizzare nemmeno possa arrivare in tempi brevi. L'unica cosa è devono far ripartire l'edilizia, l'ANCE lo sta predicando da tanto tempo, devo dire che forse qualcuno lo ha cominciato a capire, non vediamo però segnali concreti in questo senso. La provincia più in difficoltà qual è? Ma un po' tutte, la provincia di Chieti so che è in difficoltà, ma anche quella di Pescara. Conosco un po' meno la situazione delle altre due province, ma credo che in generale le province vivano un momento di grande difficoltà, anche perché, come diceva giustamente lei, sono un po' in via d'estinzione. Quindi. Ecco, e tornando a questo libro, come può un imprenditore poi pensare di impegnarsi, e qui mi riviene l'esempio di Campitelli, nel calcio, cioè nel mettere delle proprie risorse nel calcio e magari vincere chi anche. Chi lo fa è o un folle o un appassionato. E, certo, non sono più i tempi di una volta. Oppure devi essere bravo come i Pozzo, come i Campedelli del Chievo. Devi essere come bravo. Come Zamparini. Zamparini. Come forse i pochi che ci guadagnano con il calcio. De Laurentiis ci guadagna, ma De Laurentiis sì. C'ha una forza non indifferente. Insomma, devi essere o perché molto bravo, a certi livelli però ci puoi a certi anche guadagnare. Livelli, a certi livelli in Lega Pro io credo nessuno ci è un bagno di sangue. Nessuno ci guadagni perché ovviamente gli introiti sono molto risicati. Lì è un bagno di sangue, nel senso che non ci sono i diritti televisivi, non ci sono gli incassi, sono poco e niente. Sì, è un bagno di sangue. E infatti molte volte si è assistito a presidenti che hanno allestito magari in Lega Pro squadre importanti per cercare di andare in Serie B e magari avere degli introiti maggiori, e poi laddove invece questo non è successo, come accadde al Chieti di Buccilli che fece quell'anno, si ricorda, Quagliarella, no? Califano, quella grande certo. Squadra per andare in Serie B, poi l'impresa non riuscì e questo diciamo comportò un... Quello poi ha causato tutti i problemi certo. Economici che il Chieti certo, ha sì. Vissuto, ha pagato e sì. Forse sta ancora pagando in questo periodo, sì. Perché ovviamente lì se ti indebiti, certo è un investimento, ti può andare bene, ti può andare sì, male, sì, sì. Perché poi in Serie B un po' la vita cambia, certo. Cambia decisamente in Serie A, i diritti televisivi, stiamo parlando di milioni di euro sì, poi. Sì. Che ti possono risolvere un po' di problemi. Ci dobbiamo fermare, la pubblicità, poi quando rientreremo parleremo un po' più di Chieti, visto che ci sono anche le elezioni quest'anno. Linea alla regia.
Eccoci ancora in compagnia di Federico De Cesare. Allora, prima della pubblicità ci siamo salutati dicendo che questo è un anno importante per Chieti, perché si torna a votare per le amministrative, c'è da scegliere un nuovo sindaco, è una lotta tra centrodestra e centrosinistra come al solito, perché ci sono anche altre liste, c'è il Movimento 5 Stelle eccetera, però alla fine ci sarà il sindaco uscente Umberto Di Primio contro l'esponente del centrosinistra che è di Febo. Febo, sì. Febo. Ecco, che situazione c'è a Chieti? Come lascia Di Primio col primo mandato? Di Primio, guardi, non sta a me giudicare il suo operato, lo faranno meglio di tanto me. Tanto lei non deve fare campagna elettorale, no, assolutamente quindi, no, assolutamente possiamo parlarne no. Tranquillamente. Lascia, non so, una città che credo i teatini avvertano abbastanza svilita, insomma, è triste vedere il corso di Chieti di sabato pomeriggio deserto quasi, è triste vedere la maggior parte delle vetrine o buona parte delle vetrine della città con cartelli con scritto affittasi, insomma Chieti vive un momento difficile, ha avuto credo negli ultimi 20 anni un fortissimo regresso, una fortissima decrescita, ha perso completamente il ruolo e la funzione di capoluogo di provincia che aveva, non so, credo che Chieti viva una grande difficoltà, sia una città che, ripeto, sia fortemente regressa. La vedo un po' alla stregua oramai di Bucchianico, Ripateatina, Manopello, con tutto il rispetto e la considerazione nei confronti di questi dignitosissimi paesi che ho nominato, ma credo sia tornata molto indietro, ma non mi riferisco al mandato di Umberto Di Primio da sindaco, ma credo in generale negli ultimi 20 anni. State pagando forse un po' troppo questo abbraccio mortale con Pescara, che ovviamente attira Pescara a sé è molto e vicina, funge da catalizzatore. Esattamente, ma credo che paghiamo anche molto un po' il decentramento anche molto degli uffici, degli enti che erano in pieno centro a Chieti e che ogni giorno portavano dalla provincia e non solo tante persone in città, e che invece oggi uffici, enti che appunto dicevo sono stati messi un po' collocati in periferia, penso alla Camera di Commercio, penso all'ospedale, penso all'università, questo sicuramente non ha fatto bene a Chieti, ma non è solo questo. Non è solo questo. Io sicuramente rimarrò a Chieti perché sono fortemente radicato alla città, non ho interesse di andare via, ma non mi sento di biasimare chi è andato via o chi andrà via. Credo che Chieti negli ultimi 10 anni abbia perso qualcosa come 6.000 residenti, non è poco. Non avete, a mio giudizio, dal punto di vista politico, un punto di riferimento ben preciso, perché Teramo ce l'ha e ce l'ho avuto fino a qualche tempo fa con il presidente della regione Gianni Chiodi, Pescara ce l'ha e ne ha anche più di uno come punti di riferimento, anche l'Aquila ce l'ha. A Chieti qual è il politico di riferimento? Beh, noi abbiamo avuto per tanti anni Giovanni Legnini, che Giovanni però Legnini. In questo momento e infatti quando Giovanni Legnini a cariche un po' più alte è stato eletto al CSM e poi ne è diventato vicepresidente, per quanto sia un amico e mi abbia fatto e ci abbia fatto piacere che un concittadino, un abruzzese sia arrivato ad un ruolo così importante, ma contemporaneamente ci siamo un po' sentiti privi di un punto di riferimento, anche perché nello specifico Legnini, come lei sa, si stava occupando della legge sulla ricostruzione, era un punto di riferimento importante all'interno del governo e nel momento in cui ha dovuto rinunciare alle sue cariche politiche, si è dovuto dimettere da sottosegretario, da parlamentare, e ci siamo sentiti un po' privi di un punto di riferimento. Però è vicepresidente del CSM, non è una carica politica, però sì, comunque, è una carica istituzionale sì, molto importante. Ma lui lo ha detto sempre, da cittadino abruzzese io comunque continuerò ad interessarmi degli aspetti legati. Però in questo momento il teatino, l'abitante di Chieti, da chi va? Chi ha come punto, tolto Legnini ovviamente? È una bella domanda. Qual è il punto di riferimento? È una bella domanda alla quale sinceramente non so rispondere, non tanto perché in questo momento non mi sovviene un nome, ma perché credo non ci siano punti di riferimento importanti. Senta, queste elezioni amministrative potrebbero cambiare qualcosa nella città o...
me lo auguro fortemente perché, come dicevo prima, Chieti vive una situazione molto triste, forse è l'aggettivo giusto, e quindi credo che sia, insomma, ora o mai più, ecco. Una campagna elettorale un po' troppo soft fino a questo momento, non... Sì, sì, devo dire che una considerazione che ho fatto anche io, credo però nei prossimi... Io me ne occupo dal punto di vista dell'informazione. Certo. È un po' sotto le righe, solitamente si è abituati, no? Abbiamo visto ultimamente a Pescara e Teramo a scontri dialettici molto vibranti, eccetera. Invece a Chieti... Ho notato anch'io, però insomma magari adesso che si accenderà un po' più nel vivo, probabilmente si accenderà un po' la campagna elettorale, credo. Senta, Lance. Lance è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Sì. Ma in Abruzzo che periodo sta vivendo? Un po' in linea con la situazione nazionale, quindi la situazione che tracciavo prima, anche se in Abruzzo abbiamo l'Aquila, abbiamo la ricostruzione dell'Aquila che è una il più grande cantiere d'Europa. Anche se purtroppo le imprese abruzzesi non stanno partecipando forse come dovrebbero alla ricostruzione dell'Aquila. Soprattutto nel campo della ricostruzione pubblica, perché si tratta di gare di grande importo, quindi vengono affidate con procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa, e partecipano e poi si aggiudicano i lavori, naturalmente per imprese e aziende che vengono un po' da tutta Italia, e quindi gli abruzzesi stanno partecipando, purtroppo è un grande rammarico che abbiamo, alla ricostruzione soprattutto pubblica. Ma in questo caso una deroga, no, fare gare di appalto sì aperte, ma magari limitate alle imprese della regione, che non è possibile, purtroppo, perché ci sono i bandi europei che non lo permettono. Questo è stato fatto per la ricostruzione privata, che è stata affidata, e questo però non credo sia stato un bene farlo, nonostante magari abbia favorito le imprese locali, che però poi alcune hanno fatto incetta e quindi non è andata bene questa cosa, perché la scelta dell'impresa che poi avrebbe condotto i lavori e fatto i lavori è stata lasciata agli amministratori di condominio, ai condomini, per favorire la ricostruzione privata, ma credo questo abbia comunque comportato dei problemi, perché, ripeto, poi c'è stata anche un'incetta da parte di qualcuno, infatti proprio Legnini all'epoca stava valutando di fare in modo di fissare un po' dei paletti che potessero un po' aprire un po' di più la concorrenza. Senta, all'interno della vostra associazione qualche problemino c'è stato, adesso è tutto a posto? Dell'Ance? Sì. Ma a che si riferisce? Beh, qualche polemica. Ah, l'anno scorso, sì, c'è stata una polemica molto accesa con il comune di Chieti, perché insomma ricordo prese di posizione importanti da parte vostra nei confronti. Sì, alle procedure negoziate, che sono una tipologia di gara per lavori da affidare sotto al milione di euro, in cui l'amministrazione comunale, l'ente appaltante, ha la facoltà di scegliere le imprese da invitare, solo quelle possono partecipare alla gara per aggiudicarsi il lavoro. Queste imprese che venivano scelte erano quasi, cioè insomma comunque per la maggior parte, imprese di fuori, e questo l'abbiamo trovato assolutamente un controsenso, ma più che altro non eravamo a conoscenza di quale criterio, quale metodo venisse adottato per scegliere un'impresa piuttosto che un'altra, a libero arbitrio magari dei dirigenti comunali, che peraltro non sono di Chieti. Alla fine questa battaglia l'avete vinta o è finita? Sì, abbiamo fatto istituire l'albo delle imprese di fiducia, che è un metodo per, è un, diciamo, appunto un albo da cui attingere per invitare e scegliere le imprese, che, di cui il Comune di Chieti, uno dei pochi, non era dotato. L'abbiamo fatto istituire, adesso però non sappiamo se viene utilizzato o meno, comunque ci stiamo attivando di volta in volta per capire se effettivamente questo albo, come è doveroso fare, viene utilizzato. Una delibera di giunta regionale di 2 giorni fa, mi sembra che sia dell'altro giorno, ridà il via a delle grandi opere,
soprattutto dal punto di vista stradale, delle comunicazioni, no? Mi viene in mente la Pedemontana, la Fondo Valle Sangro, il collegamento di ferroviario, velocizzazione del collegamento ferroviario Roma-Pescara, il completamento della Teramo Mare con il quarto lotto. Ecco, sono opere queste che potrebbero dare nuovo impulso. Ma in generale, trattandosi di grandi opere, queste sicuramente porteranno dei vantaggi alle comunità, non alle imprese. Non più di tanto alle imprese di cui si compone l'ANCE, che sono quasi tutte medie o piccole imprese, ma porterà, diciamo, vantaggi ai general contractor, alle grandi imprese che si aggiudicheranno i lavori. Quindi credo che almeno saranno imprese abruzzesi, secondo lei? Me lo auguro, ma vede, anche lì, trattandosi di grandi lavori, c'è la necessità di ricorrere alle procedure aperte alle quali possono partecipare tutti. Lei prima parlava di Toto, per esempio. Chiunque ne abbia interesse e requisiti può partecipare, a prescindere da quella che è la collocazione dell'impresa. Lei parlava di Toto prima, che è uno di coloro che è più impegnato nella realizzazione di queste opere stradali. Di opere stradali, no? Mi viene in mente, per esempio, la bretella di raccordo a Roma. O il parte sì, poi loro sono anche concessionari dell'autostrada. Sì. Quindi, sì, beh, mi auguro, per esempio, che la Toto possa aggiudicarsi lavori per infrastrutture così importanti per la nostra regione. Senta, è vero che la gran parte dei lavoratori che le imprese edili hanno in questo momento sono stranieri? Purtroppo, vede, non è difficile trovare anche oramai le professionalità anche in lavoratori stranieri. Addirittura? Eh sì, perché un saldatore specializzato non sempre si trova, per esempio. Le faccio questo esempio. Purtroppo c'è stato in generale un innalzamento del livello culturale, fortunatamente, nel nostro paese, per cui oggi chiunque ha la legittima ambizione di laurearsi, di andare all'università, per cui ecco, mentre 20 anni fa noi trovavamo operai, maestranze, per esempio nei piccoli centri, nei paesi, oggi si deve ricorrere a magari stranieri. Io, per quanto mi riguarda, nella mia azienda non ho maestranze straniere, ma perché ho lavoratori che stanno con noi da 20 anni, da 18 anni, magari gente che è arrivata con noi a 18 anni, oggi ne ha, non so, 47, 50. E quindi lavorerà e con quindi, voi fino alla pensione. E questo è un orgoglio per la nostra azienda. E nuove assunzioni ne avete fatte? Mi piacerebbe dirle di sì, ma purtroppo no, purtroppo no. Anzi, e questo è quello che si diceva prima. Anzi, noi abbiamo cercato il più possibile di non licenziare, anche per ragioni, se vogliamo, come dicevo, anche affettive, perché persone che lavorano con noi da 20 anni, quindi insomma è un grande dolore doverle mandare via, ma purtroppo tanti colleghi si sono trovati costretti a licenziare, insomma una situazione veramente, veramente difficile, licenziare persone anche come nel mio caso che stavano lì da 20 anni. Però lei prima faceva un esempio, no? Saldatore specializzato, cioè chi fosse in grado di svolgere questo tipo di lavoro magari troverebbe un posto, perché se non c'è... Sì, beh, io poi adesso ho fatto un banalissimo esempio, però... In questi casi la specializzazione può aiutare? La specializzazione può aiutare, per esempio, secondo me, chi è specializzato nel campo del restauro vince sulla concorrenza sugli stranieri, perché... assolutamente, senza voler essere razzisti, è difficile che un albanese o un rumeno possa essere particolarmente bravo nell'opera di restauro. Poi naturalmente anche loro magari si sono specializzati in questo campo, ma insomma è più difficile. Ma questo perché, come ha detto prima, oggi si tende più a restaurare, quindi
non a costruire ex novo, ma a rimettere più, su beh, quello che c'è. Io parlo proprio di restauro monumentale. Ah, lei però si riferiva proprio al di restauro monumentale. Quelle sono, diciamo, chiamiamole così, ristrutturazioni. Le ristrutturazioni, ristrutturazioni sono... no, sì, sono opere importanti, anzi necessarie, ma è altrettanto importante il restauro, per cui ci vuole una particolare specializzazione, qualificazione per anche per gli operai che poi fanno il lavoro. Da quello che abbiamo capito, stringere la cinghia è ancora necessario, mi sembra, per qualche tempo. È ancora necessario, assolutamente sì, perché laddove si abbassano i fatturati, si abbassano gli introiti, c'è da fare sicuramente economia, c'è da razionalizzare, in certi casi mandare via dipendenti, perché ovviamente puoi andare ogni anno a rimettere soldi nell'azienda, il primo anno rimetti, il secondo anno rimetti, il terzo anno rimetti, poi non puoi rimettere più a un certo punto perché diventa complicato. L'Expo quanto ha aiutato e quanto potrebbe aiutare? L'Expo è sicuramente una grande opportunità per il nostro paese, sia in termini di introiti e sia anche in termini di pubblicità, di vetrina, perché avremo modo in questi mesi di mettere così sotto il faro tutte le nostre bellezze e nel campo artistico, storico, culturale e anche nel campo del food. Quindi è sicuramente una grande opportunità, porterà tra migliaia di visitatori in Italia e questo sicuramente crea economia. E tornando al libro con il quale abbiamo aperto la trasmissione, ecco, ci sono, riferendomi al food, quindi all'enogastronomia abruzzese, ci sono imprenditori importanti, no? Perché verrebbe da dire Francesco Valentini, Enrico Marramiero, lo stesso De Cecco. De Cecco, ecco, quanto è importante l'agroalimentare, l'enogastronomia nella nostra regione? È importante perché poi la nostra regione, come fondamentalmente quasi tutte le regioni italiane, vanta delle peculiarità, delle caratteristiche, insomma ogni località, ogni zona del nostro Abruzzo vanta per esempio un dolce tipico, per dire, no? Certo. Vanta diciamo, prodotti di qualità e caratteristici del territorio che sono poi apprezzati in tutta Italia, ma questo è così un po' in tutte le regioni. Magari il simbolo d'Abruzzo potrebbe essere il parrozzo. Il parrozzo, ma insomma sono tanti i dolci caratteristici della nostra regione a seconda delle zone. Il fatto che ci siano molti imprenditori che producono vino oggi e che bene o male riescono a tenersi su, questo quanto è importante? Beh, è importante per una regione come la nostra che diciamo è la regione del Montepulciano d'Abruzzo, no? La regione del Montepulciano, poi si è vinta questa un po' disputa con la Toscana e quindi insomma è importante, è importante. Francesco Paolo Valentini, ho visto qui sì, che sì. C'è, personaggio particolare. Particolare, no? Perché... particolare. Sì, secondo lei è un po' snob o si vergogna? Guardi, io non lo conosco bene personalmente, l'ho sentito per telefono. Insomma, disponibilissima, quindi... non ho il piacere di conoscerlo a fondo a livello personale, ma l'ho chiamato, l'ho sentito telefonicamente proprio quando gli ho proposto di aderire a questa iniziativa. All'inizio era anche un po' così restio, poi insomma ha accettato di buon grado. Adesso che cosa facciamo? Aspettiamo il secondo volume per... Vediamo, mi auguro che si possa realizzare, per questo le dicevo c'è voluto tanto impegno, tanto tempo, tanti soldi anche, perché comunque come dicevo non è in vendita. Ecco, quindi chi l'ha pagato questo? L'ha pagato Lancio Chiti, che ringrazio il suo presidente che oggi è mio padre, ma ringrazio anche la presidente precedente che anche lei diciamo, è partita un po' in quel periodo l'idea e l'iniziativa, quindi insomma Antonella Marrollo, ringrazio anche lei e l'attuale presidente che è mio padre Angelo De Cesa. Anche perché le foto, il tipo di carta patinata eccetera, questo è una, eh sì, una pubblicazione, un prodotto di qualità. Ha i suoi costi, sì. Lo distribuirete a tutti coloro che... Sicuramente a tutti gli imprenditori coinvolti. L'avete già dato a qualcuno? No, lo presenteremo martedì 12. Questa è un'anteprima. È un'anteprima, lo presenteremo pubblicamente martedì prossimo e poi naturalmente partirà la distribuzione. Bene.
Grazie a Federico De Cesare per essere stato con noi. Buon lavoro, in bocca al lupo. Speriamo che al di là del successo di questo libro, che come detto presenterete martedì, insomma, ci sia questa ripresa nel mondo dell'edilizia, perché nel nostro paese è importante e serve soprattutto a dare posti di lavoro. Speriamo. Grazie a Federico De Cesare. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.